Con il tecnico della Viterbese, intanto per commentare il primo tempo dove il Pescara ha sostanzialmente chiuso la gara, approfittando anche un po' degli spazi che voi cercando di costruire avete lasciato. Allora, sicuramente dicevo poc'anzi ai suoi colleghi che poi quando si gioca una squadra con questa qualità qua, se gli lasci qualcosa lo trasformano immediatamente in gol, no? Al di là del terzo gol che avevo in palo, ma poi comunque è stato trasformato alla grande dall'attaccante del Pescara con un gol di controbalzo al palo lungo, sicuramente bellissimo, così come il secondo gol che comunque è una palla al limite dove noi potevamo essere un pochino più aggressivi sicuramente, ma un gol poi di ottima fattura. Noi abbiamo calciato qualche volta, e anche il primo tempo con Bianchimano alla fine, nel secondo tempo dopo il 3-1, antecedentemente c'è un'ottima parata del portiere all'inizio del suo tempo su un colpo di testa di D'Ambrosio, però credo che poi quando una squadra vince 3-0 il primo tempo significa che la vittoria l'ha meritata. Noi sappiamo che il Pescara è una squadra che fa un campionato completamente diverso dal nostro. Noi abbiamo provato a giocarcela perché lo abbiamo fatto anche sabato a Cesena e ci ha portato i nostri frutti. Oggi gli episodi, soprattutto all'inizio, hanno fatto in modo che la partita prendesse questo indirizzo. Bisogna essere bravi a non fare drammi e preparare in 2 giorni la partita di Imola, che per noi, come tutte le partite, sono determinanti per raggiungere almeno la posizione play out. Io Massimo, so che è una curiosità su Cernigoi con il tecnico, quindi all'auricolare ti ascolta. No, io ecco, volevo chiedere invece a Punzi, Enrico, perché è stata sorprendente a mio avviso l'esclusione iniziale di Calcagni. Qual è la motivazione, se è possibile saperlo? E le ripeto, potrebbe essere semplice dirle non stava bene, tutte queste situazioni qui. Riccardo sta attraversando qualche giorno un pochino particolare, domani sera si chiude una finestra di mercato che ci dirà un po' quello che sarà il futuro e in base a quello poi vedremo, perché io forse sono un pochino troppo schietto per questo mondo qui, ma dire bugie non serve a niente, È stato molto chiaro. perché poi questo mondo qui, quello che non si sa oggi, si sa fra 12 secondi, di conseguenza dobbiamo dire la verità. Il ragazzo sta passando qualche giorno dove non è particolarmente tranquillo e mi sembrava giusto che ci fosse in campo chi è con la testa al 100% in questa Stessa situazione. cosa che ha fatto Auteri con De Marchi, l'ha lasciato a casa. No, non l'abbiamo Discorso. lasciato a casa, Ecco, anzi, l'abbiamo discorso anche chiaro. messo dentro, poi ha fatto anche Sì. una buona gara, però poi gli spogliatoi sono fatti di equilibri e il nostro è sottilissimo in questo momento e di conseguenza dobbiamo operare solo ed esclusivamente per il bene della Viterbese. Volevi chiedere quella cosa su Cernigoi, Massimo, che dobbiamo lasciare il mister? Adesso mi sfugge, qual era? No, perché... Ah, no, avevo capito male allora No, in no, 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 auricolare, no, avevo capito male assolutamente che... no. No, A no, no. posto, a posto. Grazie. Grazie a voi, una buona serata, arrivederci.